Mariegola, che viene dal latino matricola, è un libro che raccoglie l'elenco, in questo caso, degli appartenenti alla corporazione del compravendipesce e registrava non solo gli iscritti, ma tutto ciò che riguardava la vita degli appartenenti, le riunioni, le delibere e tutto ciò che riguardava la vita degli associati. Queste, che venivano anche considerate e chiamate scuole di devozione, sono famose le maggiori, le cosiddette chiamate scuole grandi, e regolavano un po' la vita delle arti e dei mestieri a Venezia e costituivano anche una versione, diciamo quella che oggi potremmo chiamare del welfare, perché non solo dava le regole di comportamento, per gli associati, ma, dava anche assistenza agli associati in caso di malattia piuttosto che di morte. Ricordiamoci che il mestiere del pescatore era un mestiere molto pericoloso e quindi per gli orfani, per le vedove, insomma era una corporazione di arte e di mestieri che dava, regolava la vita dei pescatori, ma ne dava anche assistenza e patrocinio. Una Mariegola originale del 1485 che viene dalla Biblioteca Correr, quindi dalle collezioni delle Fondazione Musei Civici, in questo caso dei colleghi del Correr che gentilmente ce l'hanno prestata.